Va ora in onda RVS Intervista per voi, un programma a cura della RVS di Palermo. Bentrovati radioascoltatori di Radio Voce della Speranza. Io sono Nunzia e qui nello studio di Radio Voce della Speranza con la dottoressa Licari Antonina, psicologa terapista per la riabilitazione di soggetti autistici. E lo è già da 10 anni, è qui con noi e oggi speriamo di darvi informazioni utili al riguardo. E passiamo subito a dare la parola a lei. Saluto i radioascoltatori e ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto. Benissimo, possiamo entrare subito nel tema. Allora, cosa ne pensa, dottoressa? Possiamo dare degli accenni su quello che è l'autismo? Sì, l'autismo è un disturbo organico causato da fattori neurobiologici che provocano un'alterazione dello sviluppo del sistema nervoso centrale, con una conseguente anomalia dello sviluppo cognitivo e comportamentale nel soggetto. Ancora oggi comunque gli studiosi, i ricercatori ne studiano le cause per capirne sempre di più. Ma sicuramente è stata smentita la teoria secondo la quale l'autismo era imputato all'incapacità della madre di essere empatica, di accogliere il proprio bambino, il proprio cucciolo, la cosiddetta mamma frigorifero. Ah, ok. Non sapevo di questa definizione. Ci può dire un po' di più su questo? Allora, nel senso che negli anni passati, un ventennio circa, veniva imputata proprio la colpa ai genitori, all'incapacità di essere empatici con il proprio bambino, quindi di accogliere le esigenze del bambino, quindi una mamma che non riusciva ad esprimere i propri sentimenti nei confronti di questo pargoletto così bisognoso, così tanto bisognoso di attenzione. E a livello emotivo sappiamo bene, ne abbiamo sempre bisogno, ma nei primi mesi di vita ancora di più. Certo. Ora è stata sfatata questa teoria. Meno male. Già da un bel po'. Sì, meno sì, male sì, perché sì. Voglio dire, un brutto retaggio per una mamma in particolare, sì, perché aveva un peso, diciamo, non da poco, sì, sentirsi colpevole o comunque partecipe di questo disturbo del proprio figlio. Sì, esattamente. E allora vediamo un po', quali sono i campanelli di allarme? Allora, innanzitutto, grazie alla ricerca, sappiamo che già da molto piccoli possiamo individuare questi cosiddetti campanelli d'allarme, già dai 9-12 mesi. Benissimo. Innanzitutto il bambino non risponde al proprio nome quando viene chiamato dalla mamma o dal papà. A volte infatti sembra sordo. Infatti la maggior parte dei genitori proprio per capire se c'è un problema a livello del sistema uditivo vanno dall'otorino per verificarne, insomma, giusto, l'eventuale problema o meno. Hanno uno scarso contatto oculare, ma non è sempre questo, però dico è caratteristica del soggetto qui autistico. Amano stare da soli, hanno difficoltà ad usare adeguatamente i giocattoli, non giocano come gli altri bambini, non producono alcuna lallazione entro i 12 mesi di vita, non utilizzano gesti come indicare, muovere la mano, salutare entro i 12 mesi di vita, non producono nessuna parola entro i 16 mesi, né tantomeno producono nessuna frase spontanea entro i 24 mesi, quindi sembrerebbero dei bambini che amano stare da soli, disinteressati e insensibili quasi agli altri. Inoltre hanno una vasta gamma molto ristretta di interessi, quindi i loro interessi sono molto ristretti e il più delle volte questi stessi interessi si ripetono frequentemente, insomma. E quindi questi sono, diciamo, i campanelli d'allarme nei primi mesi di vita del bambino. Certo. Ora, dottoressa Licari, giusto per non allarmare oltre misura chi magari ha un bambino che presenta uno di questi aspetti che abbiamo menzionato, diciamo qua come e quando si può fare diagnosi di autismo. Penso che il primo step è parlarne con la propria pediatra. Sì, la prima cosa è parlarne con la pediatra, pediatra che se
Veramente ci sono questi campanelli, ma non sono solo questi. Non è questo l'autismo, non è che abbiamo uno o due elementi di questi. Certo. È il bimbo autistico, non si tratta di questo, anche perché sono delle persone, dei medici, i neuropsichiatri infantili che si occupano poi di diagnosi. Quando è possibile farla? Ai primi campanelli d'allarme rivolgersi, come dicevamo, per l'appunto al neuropsichiatra infantile del territorio, all'ASP di appartenenza, e lì è il medico quindi che farà una diagnosi. La diagnosi prima si fa meglio è. Perché è importante fare la diagnosi? Perché sicuramente aiuta sia il bambino, perché una volta che è veramente che c'è un quadro diagnostico che conferma una diagnosi di autismo, significa andare subito a lavorare sul bambino. E poi aiuta anche tantissimi genitori, perché i genitori hanno bisogno di sapere se veramente quella cosa che loro osservano, quel qualcosa che non va, se è vera oppure no. Certo, dottoressa, lei sta evidenziando un aspetto non da poco, perché sicuramente va aiutato in tutti gli aspetti questo bambino o questa bambina, che poi magari con le indagini, attraverso dei test, mi pare che vengono somministrati dei test sempre da parte dello specialista neuropsichiatra infantile, ma sicuramente i genitori non sono da meno, nel senso che vanno aiutati in eguale misura, perché immagino che per un genitore o per una famiglia che ruota intorno a un soggetto autistico c'è un trauma, diciamo, non da poco. Esatto, sì, i genitori sono quelli che devono essere aiutati per prima, perché poi sono i pilastri assieme al terapista per poter fare l'intervento sul proprio bambino. Giusto. I genitori non vengono, non sono messi fuori. Esatto, da non questo sono recupero. Un aspetto marginale. No, no, sono il pilastro portante della terapia. Certo, certo. Cioè, senza questo aiuto, senza questa collaborazione c'è ben poco da poter fare, perché il bambino, nonostante, perché abbiamo parlato dei campanelli d'allarme nei primissimi mesi, poi si osserva ancora di più il bambino, ci sono altri elementi che entrano in gioco e ci permettono poi di avere una diagnosi ancora più accurata, no? Ma il bambino è recuperabile. Di autismo non si guarisce, ma si può migliorare, si possono recuperare quelle che sono le sfere proprio inficiate in questo. Ecco, mi piace che è venuto fuori spontaneamente questo aspetto, perché per chi ci ascolta sicuramente il quadro già di per sé non è un quadro, diciamo, allegro, no? No. Per cui qualsiasi aspetto che possa coinvolgere la sfera mentale è sempre qualcosa che già di per sé ci preoccupa, fa paura, esattamente. Però penso di non dire una cosa sbagliata, forse nel passato si tendeva a nascondere questi soggetti e quasi si provava vergogna e non si volevano neanche portare in pubblico certi aspetti della vita, magari quotidiana, che si vivevano tutti i giorni con questi bambini. E quindi questo che dico mi porta a fare una domanda, secondo me, molto importante. Le terapie, alcuni rimedi, i miglioramenti che si possono conseguire oggi, quali sono? Allora, per quanto riguarda l'intervento, sono numerose le proposte e le attività che possono essere realizzate in favore dei soggetti autistici. La ricerca comunque dimostra che il trattamento elettivo migliore che ci porta ad avere dei miglioramenti nel soggetto autistico è il trattamento di tipo cognitivo-comportamentale. Possiamo spiegarlo meglio in termini anche un po' più spiccioli, questo trattamento, in che cosa consisterebbe? Allora, è un trattamento che innanzitutto non si parla di farmaci, di somministrazione, perché è proprio cognitivo-comportamentale, significa che i nostri bambini, i soggetti autistici, hanno bisogno di apprendere quello che sono anche le cose più semplici della nostra vita quotidiana, hanno bisogno di essere aiutati nell'apprendimento di queste cose. Lo stesso giocare con un giochino ad incastro, mentre bambini normotipici
vanno da sé o per imitazione dell'adulto, del pari, imparano a giocare, loro hanno bisogno, quindi vengono affiancati da un terapista che gli insegna le cose che sembrerebbero più semplici, che possono essere il giocare, che può essere l'autonomia personale, quali lavarsi le mani, il viso, andare in bagno. Quindi cose importanti della vita fondamentale, sì. Cioè quotidiano, il vivere quotidiano. Sì. Loro devono essere accompagnati, affiancati a ripetere questi gesti. Sì, esattamente sì. Avevo detto prima che l'autismo è causato da fattori neurobiologici. Questi causano un'anomalia, avevamo detto, a livello cognitivo e comportamentale. Quindi è sul comportamento del soggetto che si lavora. Benissimo. E sul cognitivo, con tecniche cognitivo-comportamentali molto semplici. Facilitiamo il compito nell'apprendere delle nuove tecniche per poter apprendere quella strategia di... Sì, abbastanza chiaro, okay? Mi pare che siamo stati molto molto chiari. E siamo qui sempre con la dottoressa Licari Antonina, psicologa e terapista della riabilitazione per soggetti autistici. Vogliamo continuare la nostra conversazione? Abbiamo appena detto qual è il percorso che devono intraprendere i soggetti autistici e ora un'altra domanda che gli vogliamo rivolgere è proprio questa. C'è un piano terapeutico uguale per tutti i soggetti autistici? No, allora... Non esistono ricette uguali per tutti. Benissimo. I soli interventi efficaci sono quelli cuciti su misura sulle caratteristiche del singolo. Questo perché ricordiamoci che c'è sì una diagnosi, ma ci sono delle differenze individuali dovute alle singole caratteristiche della persona, del singolo individuo con autismo, che come tutti noi ha un'unicità che esiste al di là delle etichette, delle diagnosi. Quindi questa terapia va intesa anche come un abito cucito su misura, sì, per la persona. Esattamente, proprio così. Detto questo, ha un inizio e una fine questo ciclo, questo piano terapeutico? No. Cioè mi viene da pensare, si comincia da piccolini perché i genitori molto attenti lo hanno portato nelle giuste strutture, presso i professionisti che sono diciamo indicati per seguire questi soggetti. E poi? Allora, c'è un inizio, senz'altro, prima si inizia meglio è, ma alla fine non lo sappiamo, perché questo, ahimè, di autismo abbiamo detto non si guarisce, almeno per ora, quindi il trattamento è un trattamento che continua fino a quando c'è da recuperare quelle mancanze, quei vuoti della crescita del soggetto, fino ad un'età adulta, anche perché poi il trattamento vuol dire anche non solo domiciliare, vuol dire anche nelle uscite fuori, nella comunità, quindi non è una cosa che finisce, che ha una fine, si continua e c'è anche il mantenimento quindi dei concetti e delle strategie acquisite da parte del soggetto. Benissimo, benissimo. Bene, dottoressa, la ringraziamo per questo suo intervento e per queste delucidazioni, per queste notizie che ci ha dato, sicuramente adesso ne sappiamo un po' di più rispetto a prima. E la salutiamo e salutiamo anche i nostri radioascoltatori. Alla prossima intervista in diretta qui presso i nostri studi di Radio Voce della Speranza. Arrivederci, grazie a voi. Avete ascoltato RWS intervista per voi. Vi ricordo che l'appuntamento è ogni lunedì alle ore 9.